Davvero impossibile definire con aggettivi il rumore, il tifo del Delta Center per questa gara 6. Contiene Stockton l'aiuto da parte di Scottie Pippen che è schierato su Adam Keefe. Ancora Longley contro Carmelo che prende il primo tiro della sua partita ed è solo rete per Carmelo. Ma non vuole anche un fallo da Dick Tovetta. Comunque è evidente che John Stockton lo sta cercando. Siamo in era Longley e quasi tutti i possessi sono per lui. Palla dentro per Longley, deviazione di Malone, poi il recupero del postino, il fischio di Dick Vavetta che va per i Chicago Bulls. Dick Vavetta che è l'arbitro di maggior carisma della NBA, impegnato con Dan Crawford e Hugh Hollinson, arbitro che ha un brutto passato coi Bulls. Dick Vavetta è l'erede di Earl Strom, il principe dei fischietti negli ultimi 10 anni, e ha ereditato non solo il fischietto ma anche la comprensione del gioco. Il debole è un po' problematico se la palla va via così in fretta dalle mani del passatore. Questo Carmelo nelle finali, soprattutto 10 rimbalzi e 4 a serata. Un Karl Malone che ha risolto i suoi problemi emotivi giovedì, il giorno prima di gara 5, andando in giro con Ty, un amico poliziotto dell'Illinois, che gli ha fatto fare per una giornata la vita dello state trooper. Hanno passato la giornata a pesare dei camion per vedere se erano regolari. Questo lo ha sbloccato totalmente. Assolutamente, Ty lo ha cambiato, lo ha rilassato e lui voleva sempre fare, diciamo così, il ponciarello dei chips che vedevate qualche volta in televisione, e giovedì scorso è riuscito. Coach Jackson ne ha visto abbastanza. Pass basso per Jordan, alza la parabola, morbida esecuzione di Michael Jordan e arriva la prima firma d'autore per il numero 23 dei Chicago Bulls. Il taglio di Scottie Pippen, poi si va dall'altra parte per Jordan che ha spazio, tira da tre, solo rete per MJ. Possesso a disposizione, si sono messi nelle mani di Michael, su cui hanno raddoppiato bene sia Isley che Carr. Isley in palleggio contro Steve Kerr, c'è nell'angolo Brian Russell, la ricezione di Malone, post alto, mette palla per terra, gli disturba il tiro Rodman, ma è morbida l'esecuzione del postino ed è sorpasso per gli Utah Jazz. Che era in questa situazione, ma siamo all'ultimo minuto del primo quarto, il palleggio di Howard Isley mandato sul fondo, eccolo Malone, la rotazione di Cucco, c'è Malone, immediatamente va a bersaglio. Io penso comunque che il cambio di Phil Jackson sia da leggere come un tributo all'importanza di Dennis Rodman in questa partita per provare a vincerla. Phil Jackson dovrà avere Dennis Rodman nel quarto periodo, non può bruciare tutte le energie fisiche e psichiche adesso. Jordan sfidato al tiro, va a bersaglio, canestro da Michael Jordan, di Michael Jordan. A questo punto i Bulls tendono a isolarlo sul lato e si affidano anche al suo tiro in jump. Isley ha mangiato Kerr nell'azione precedente e ha dato la palla che Malone vuole ricevere. Isley per Malone che immediatamente attacca Wellington, ovviamente da lontano, forza il tiro Malone che segna, subisce il fallo e avrà in lunetta col tiro libero supplementare. La giocata di Karl Malone, un Karl Malone assolutamente scatenato in questo momento, un Karl Malone che ha la possibilità col tiro libero supplementare di dare addirittura 3 lunghezze di vantaggio agli Utah Jazz Bulls che hanno segnato 5 punti e tutti con Michael Jordan negli ultimi 5 minuti di gioco. Lo scontro Malone-Jordan, lo scontro nello scontro all'interno della sfida tra Utah Jazz e Chicago Bulls. Tra l'esecuzione di arresto e tiro in contropiede per un 2-6. E abbaiano 20.000 persone per l'Aquila da Wichita State. Palla in post medio per Jordan, incredibile! Il perno di Jordan che va via a una velocità sconsiderata e appoggia al vetro il canestro del meno 2. Ultimi 7 minuti e mezzo del primo tempo. Il blocco di Malone, l'uscita di Brian Russell, schiaccia per terra ancora per il postino della Louisiana, gran difesa di Rodman, l'aiuto di Longley, Malone sbaglia ma segue il rimbalzo d'attacco, appoggia al vetro e segna Karl Malone di pura forza, 14° punto. Ancora una volta Rodman ha concesso poco o nulla, però i compagni non hanno avuto la prontezza di andare su quella palla vagante e si decidono tante cose sulle palle vaganti. Kukoc contro Brian Russell, vuole il blocco di Luke Longley, mette palla per terra, scarica bene per Jordan, sfidato al tiro da tre, solo rete ancora per Michael Jordan e attenzione al fattore MJ, siamo a quota 13 con due bombe. Mette palla per terra Rob Harper, ultimi 10 secondi dell'azione, palla splendida di Kukoc, l'alley-oop e la deviazione al volo di Michael Jordan, sorpasso Chicago Bulls, ennesimo colpo di coda dei campioni del mondo su una palla deliziosa di Tony Kukoc. Il raddoppio adesso lo fa Jordan che contemporaneamente recupera su Hornacek e poi lo perde, però disturba Malone, ottima rotazione di Kukoc che poi si distrae un attimo, arriva Andrew.
per Malone che aggira Roman e inventa due punti eccezionali. Dice qualcosa alla sua panchina invitandola alla calma. 18 punti di un clamoroso Karl Malone. Palla dentro per Harper, fuori per Jordan, da tre, ancora MJ, terza bomba, ed è il duello tra gli ultimi due migliori giocatori del campionato NBA che infiamma letteralmente gara 6. Palla dentro per The Mailman. Karl Malone mette per terra il pallone contro Rodman, ultimi 10 secondi dell'azione, tira cadendo indietro, ancora Karl Malone. Russell contro Michael Jordan che gli spara un tiro in faccia e lo mette, ancora Jordan, 21 per lui, 20 per Malone. Non c'è bisogno del paradiso, ci sono le finali NBA. Direi proprio di sì, in questo momento Jordan sta giocando in maniera, diciamo, sovrumana. I punti da un Hornacek, lui pure trasformato dalla cura Delta Center. Guardate cosa succede lontano dalla palla contro Jordan, come lui possa segnare canestro dopo aver preso veramente quelle botte, e con Russell che gli ha disturbato due volte l'azione di palleggio arresto tiro. Beh, è veramente incredibile. È incredibile, questo è proprio l'NBA, 3-4 contatti duri sui fianchi, sulle costole per liberarsi, e poi lui è in grado di segnare così contro un grande difensore. E qua è la differenza, l'oceano è enorme ancora. Eccolo il post basso contro Russell, tira cadendo indietro, ancora, ancora MJ, altri due punti che esemplificano al meglio quello che stavamo dicendo. Roma contro Malone, ho qualche dubbio. Palleggio, arresto tiro e canestro di Michael Jordan che non fa finta nella maniera più assoluta. Ributta fuori invece per Pippen che trova ancora il suo amico dentro. Gran numero sul perno di Jordan, sulla faccia di Bryon Russell. Un'ombra, perché Jordan ha fatto qualcosa di impossibile. Loro fanno molta fatica, intendendo gli Utah Jazz, contro la gente che penetra, perché di dietro non hanno un intimidatore che uno. Devono solo ricorrere a questo tipo di giocate e sperare che Michael nel finale sbagli parte dei liberi che ha tirato. Al momento, se non ho contato male, la sua situazione è 5 su 8. Michael Jordan che continua a masticare il suo chewing gum e ha spiegato anche perché lo fa. Dice: io respiro a bocca aperta giocando e devo continuare a masticare il chewing gum per evitare che mi si secchi la gola. Sua frittata personale. Assolutamente, il fattore X, se ne volete uno, sta per rientrare, penso Ron Harper. Tony Kukoc per Michael Jordan, mette palla per terra, salta ancora Anderson e va a bersaglio, ancora lui, ancora MJ, 33 per Jordan. Pippen è spazzato via da Hornacek, altro blocco di Pippen, altro tiro di Jordan e altro canestro di Michael Jordan, fortissimo, e poi contro Hornacek, ma Malone è perso per un attimo e prende infatti il rimbalzo d'attacco sulla testa di Harper. Roman deve recuperare, lo fa con ritardo e Malone lo punisce, pigro questa volta Dennis Roman, che non poteva permettersi il cambio fino alla fine con Ron Harper, e sono due punti fondamentali di Malone. Antoine Carper, Karl Malone che piatta il blocco per il pick and roll, aiuto da parte di Pippen, perso totalmente Malone che segna su un errore di comunicazione difensiva dei Chicago Bulls. A 2:20 dalla fine, dall'altra parte la solita penetrazione di Michael e sempre fallo, anche perché glieli fischiano, peraltro ci sono. Qui il comitato anti-Jordan, sembra brutta la partita di Russell che però ha dato il sangue. Ha dato il sangue, ha fatto tutto quello che si può umanamente fare, 2 su 2 di Jordan, e attentiamo a quota 40 punti per questo giocatore che ha 40 o più punti in 34 gare di playoff nella carriera. E noi vorremmo sempre conoscere anno dopo anno l'allenatore che a livello di liceo ha tagliato Michael Jordan dicendogli: guarda ragazzo, mi spiace ma tu non sei abbastanza forte per giocare nei primi 15 del nostro liceo. E anche la giuria che ha assegnato il premio di giocatore dell'anno nello stato del North Carolina quando Jordan era senior a Buzz Peterson, poi compagno a North Carolina di Michael, che ha nelle mani non una palla ma una massa di granito che trasporta direttamente nella retina meno uno Chicago. Tra l'altro, per non far toccare mai palla a Kara in attacco, che bisogno abbiano di tenerlo in campo in questo modo? In difesa sinceramente non capisco, però queste sono le scelte di Sloan. Il risultato finale dirà chi ha ragione. Siamo pari, ancora pari, poco meno di un minuto da giocare. John Stockton contro Ron Harper, resa dei conti in gara 6. Harper contro Stockton sul lato di Malone, contro di lui difende Dennis Rodman, mette palla per terra Malone, arriva
il raddoppio di Scottie Pippen, stato perso da tre in equilibrio, bomba di John Houston Stockton, due match point sì, tre no. Ultimi 40 secondi, Jordan va subito a canestro, appoggia al vetro anche con contatto e segna in un amen, riportando a meno uno Chicago, discrepanza di circa 13 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Chicago non vuole prendere un gioco da tre punti, vuole eventualmente la palla anche se segna aiuta per il pareggio, a sua volta con un gioco da tre punti la ruba, Jordan e se la prende direttamente dalle mani di Malone, ultimi 15 secondi, meno uno Chicago, il palleggio per Michael Jordan che ha spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA, arresto, tiro, Jordan, Jordan, Michael, Jeffrey, Jordan! Signori che giocata, ancora una volta gli concede una penetrazione senza nessuno dietro, poi è andato a prendersi lui il pallone e ha segnato, segnando il 4-0 di parziale, MJ 5-2 da giocare, adesso uscirà Kerr per Harper e i Bulls sono a 5 secondi dal repeat ai tripeat. Canestro dopo il timeout in 3 secondi dopo che lo aspettavano tutti ed è questo, palla strappata dalle mani di Karl Malone, questo canestro con Russell che gli ha messo la mano chiaramente sul pallone, palla strappata dicevo a Malone e poi con tutto il mondo, con quasi un miliardo di persone che lo guarda, tra quelli che sono qui e quelli in TV, mette il canestro che può essere decisivo, ripetiamo, soprannaturale. Col giro a U, forse il movimento più impossibile da controllare, eccolo qua, il giro a U, depistato sul crossover, l'avversario nel canestro dell'anno scorso nel Nausea Game ha segnato il tiro da tre punti, qui ne mette due di una certa rilevanza, diciamo così. Io resto della mia idea, secondo me Sloan non può concedere che ci sia un uomo che gli vada dentro sempre e lui non abbia un uomo dietro, è una cosa che sinceramente non capisco. Jordan gli ha segnato ancora una volta in una situazione in cui battuto il primo uomo va a canestro senza nessuno, Carr non è nella sua situazione ideale difensivamente e poi in attacco non ha mai la palla, sinceramente non capisco le scelte di quell'allenatore. Io vorrei radicalizzare di più il discorso, Jordan è a quota 43 prima di questo tiro, con 14 punti nel quarto periodo, io voglio che tiri chiunque, anche magari da mezzo metro, è un'opinione ovviamente, non pretendiamo di segnare la pallacanestro a Jerry Sloan che è uno dei migliori allenatori dell'NBA, però l'opinione vale per quello che vale, io voglio farmi battere da uno degli altri quattro, chiunque sia, anche Superman. Assolutamente, soprattutto in un momento del genere della partita in cui hai tre punti di vantaggio e è abbastanza presumibile che la palla vada nelle sue mani, diciamo che vorresti un tiro, che so, da un Harper, al limite anche da un Tony Kukoc, ma da lui due volte uno contro uno senza raddoppio, sinceramente un po' troppo, anche perché sinistramente ricorda qualcosa vista qui e altrove l'anno scorso, però è presto perché c'è ancora la possibilità per i Jazz con 5-2 di ribaltare il risultato, vediamo i quintetti. Esatto, 5 secondi e 2 decimi sono tutt'altro che pochi per Chicago, Kukoc con Harper, Jordan, Rodman e Pippen, Malone, Stockton e Hornacek, rimessa di Russell, attenzione a Stockton che ha segnato in questa situazione il canestro che ha mandato in finale gli Utah Jazz lo scorso anno, sale Stockton, riceve, lavora contro Harper, deve tirare da tre, gli esce, il rimbalzo toccato da Pippen, è finita, i Chicago Bulls sono campioni del mondo per la sesta volta, i Chicago Bulls sul trono del mondo, sei volte negli ultimi otto anni e Michael Jordan cancella le prodezze di Stockton e Malone in un finale senza precedenti direi nella storia della pallacanestro. 4 punti per lui, erano sotto con una quarantina di secondi da giocare di 3 punti, ne ha messi subito 2, è andato a recuperarsi il pallone, ha segnato i 2 punti contro l'Hazard per l'87-86, rimessa dei Jets, tiro di Stockton che ha avuto la palla in mano, ancora da 3 punti, primo ferro, rimbalzo di Rodman in cooperativa con qualcun altro e i Bulls sigillano il repeat dei 3 punti. Campioni NBA 1998 i Chicago Bulls, Jerry Sloan con grande sportività va a stringere la mano a Michael Jordan e compagni, i Bulls più forti di tutto. Thank you. Thank you. Thank you.